Sindaco Garozzo, sicuramente un momento che ha unito in una città che è brava a dividersi su tutto, forse a voler cercare il pelo nell'uovo era lecito attendersi una partecipazione più numerosa. No, ma la partecipazione, considerando la giornata e il tempo anche incerto che c'era fino a ieri sera, la partecipazione è stata abbastanza importante. Siracusa ha abbracciato un suo illustre concittadino. Voglio ricordare che al di là del lustro sportivo che ha dato Enzo Maiorca, si è anche distinto a Siracusa per un impegno civile in difesa dell'ambiente, a tutela dell'ambiente, del paesaggio. Alcune battaglie sono state anche comuni, vedi la vicenda della Pillerina. Certo, chiaro è che ora si pone la questione come ricordarla al meglio. Facciamo anticipato passare la domanda. Ti ho risposto anticipatamente. E ricordarla al meglio, ci sono diverse ipotesi sul tavolo. È chiaro che per quanto mi riguarda vorrei una partecipazione attiva della famiglia nelle decisioni che ci saranno da prendere, e sono convinto che ci sarà. È una bella sfida ricordare una persona importante che ha dato questa visibilità a Siracusa come Enzo Maiorca. In questo momento si stanno facendo tante ipotesi, si parla di una statua in Ortigia o sui fondali del Plemiglio, si parla dell'intitolazione di una via, di una piazza, la nascita, la creazione di un museo, l'intitolazione anche dell'area marina protetta, quella già istituita, quella del Plemiglio, e l'istituenda terrestre. Tra l'altro abbiamo raccolto pochi istanti fa anche il sì del presidente dell'area marina protetta. Tante le idee sul tavolo. Ma diciamo quella dell'istituenda, essendo ancora una cosa appunto che non c'è, è del tutto evidente che rischiamo di parlare di qualcosa che poi non potrebbe non essere anche attuabile, quindi inutile che su quella che c'è va fatto un ragionamento, che secondo me è un ragionamento che si può fare, ma ripeto, prima di lanciare qualsiasi ipotesi, qualsiasi proposta, ne voglio parlare con serenità con la famiglia, come giusto che sia. Oggi per Siracusa fino alle 14 è lutto cittadino, il sindaco ha invitato tra l'altro i commercianti a partecipare a questo momento di raccoglimento per Enzo Maiorca, tenendo l'attività chiusa, abbassando la saracinesca. Per quel che riguarda Ortigia, l'area che insomma abbiamo anche avuto modo di vedere mentre raggiungevamo questa mattina la cattedrale, in tanti hanno deciso di raccogliere questo invito, è un bel segnale. Guardi, il discorso di farlo proprio per mezzogiornata era appunto anche per non creare troppo disagio, diciamo, anche alle attività commerciali che insistono a Siracusa. Ovviamente è un gesto spontaneo, non è un gesto che è, come dire, di costrizione da parte di alcuno. Abbiamo voluto dare questa possibilità appunto della mezzogiornata per fare in modo che non gravasse più di tanto, volendo dare un segnale forte comunque anche di lutto della città attorno a questa figura, come dicevo prima, così prestigiosa, dare anche la possibilità a chi ha anche difficoltà economiche, quindi può anche pesare un giorno intero di chiusura di saracinesca, di farlo per la mezza giornata.